Ah, sicuramente io in questi anni mi sono dedicata tantissimo al mio miglioramento personale, al mio miglioramento professionale. È una delle cose che probabilmente fin da bambina, fin da ragazzina ho ambito, no? Quello di trovare sempre un modo per migliorarmi come persona, attraverso lo studio, attraverso i corsi, attraverso i libri, attraverso i video, insomma, attraverso tantissimi strumenti che oggi abbiamo a nostra disposizione. Ed è sicuramente una caratteristica della leadership al femminile, il costante e continuo miglioramento personale o professionale. La cosa che dobbiamo un pizzico così frenare di noi è che nel momento in cui noi vogliamo migliorarci, pensiamo che tutto il mondo debba migliorarsi. Per cui quando io a volte iscrivo e seguo delle persone nei nostri percorsi di formazione, mi trovo con soprattutto donne che mi dicono: questa cosa qui farebbe molto bene a mio marito, oppure farebbe molto bene a mia figlia o mio figlio, farebbe molto bene a mia mamma o mio papà. È ovvio che tutto questo, quando si tratta di miglioramento, è una cosa che farebbe bene a tutti, ma una persona per volersi migliorare, volersi mettere in discussione, se vuole effettivamente portare qualcosa in più nella sua vita in termini di miglioramenti personali e professionali, lo deve volere. Per cui noi dobbiamo tenere a freno questa voglia di portare tutti a fare qualcosa per il loro miglioramento o a notare a tutti i costi i difetti che le altre persone hanno, soprattutto le persone che ci stanno intorno. Per cui è importante che noi continuiamo a migliorarci costantemente. L'orientamento al miglioramento vuol dire voler emergere in qualcosa, voler realizzare qualcosa, raggiungere obiettivi oppure semplicemente diventare, voler essere una persona migliore. Ma per arrivare a questo, una persona deve sentirsi pronta per poterlo fare. Per cui, donna che mi stai ascoltando, tu, proprio tu, continua a pensare a te stessa e al tuo miglioramento e alle persone che ti circondano, dagli il tempo, perché arriverà anche il loro momento.